Ufficializzata la candidatura a sindaco per il comune di Bosco Trecase alla prossima tornata, quella di giugno. Sì, ieri abbiamo ufficializzato la candidatura a Piazza Sant'Anna, che dovrà tornare ad essere il fulcro del paese. Abbiamo fatto in maniera atipica rispetto a chi preferisce chiudersi all'interno di bar o ristoranti. Noi siamo scesi direttamente in piazza, è lì che con tutto il gruppo abbiamo lanciato il programma, perché è da lì che si parte su quelle che devono essere le idee nuove per il territorio, un programma assolutamente fattibile e concreto da mettere in pratica da subito. Questa volta giochiamo la partita da protagonisti. Che cos'è Bosco Trecase Libera? Ma semplicemente dopo 25-30 anni di amministrazione Borrelli c'è qualcuno che da Bosco Reale pretende di nominare dall'alto persone senza alcun criterio, che stanno ancora sulla logica della vecchia politica, ancora con le promesse anche in ambito sanitario, e poi i risultati sono quelli come questi stamattina, che ci troveremo a fare una manifestazione per provare, voglio dire, a manifestare il dissenso verso la chiusura del reparto. Quali sono i punti più importanti del programma, o comunque del costruendo programma? Il programma è di per sé già definitivo. Noi l'abbiamo costruito in questi 4 anni stando puntualmente sul territorio. La gente ci chiede una cosa in primissima battuta: una Bosco Trecase normale. Quello è il primo punto fondamentale. Di lì poi si va a disegnare un progetto ben definito, ripartendo e rivalorizzando l'istruzione con i bambini, quindi implementando quei servizi e rendendoli ottimali a partire dalla scuola, così come sui servizi sociali, dove esistono i servizi ma in realtà le persone sono abbandonate a se stesse.